Buonasera, io inizierei dal momento che abbiamo proprio una bella scaletta e vorrei un po' che parlassero tutti dal momento che i giorni scorsi è stato un po' difficile, è tutto molto emozionante, molto pieno, quindi non abbiamo potuto dare tanto spazio ai dialoghi interculturali, questo me ne dispiace, magari l'anno prossimo miglioreremo. E dunque, questa immagine che voi vedete alle mie spalle è un'immagine che io ho fatto, una mia fotografia presso la Sacrestia Monumentale a Milano di Sant'Eustorgio, ed è un'opera di Adrian Paci, che è un artista albanese contemporaneo che è naturalizzato dal 1997 in Italia. E quest'opera parla da sé, nel senso che quest'uomo è una scultura in polvere di marmo, in resina, e ha un tetto appunto sulle sue spalle in forma di ali. Questo per indicare come, al di là della dislocazione geografica, sia importante conciliare questa con la propria identità, che è un'identità multiculturale. Quindi in questi giorni più che mai si parla, anche la prima giornata sulle nuove identità, quanto sia importante creare una cultura terza che non escluda nulla. Un lavoro di elaborazione che dura in tanti anni e che noi abbiamo anche, come dire, l'opportunità come psicanalisti che curano gratuitamente i migranti, come associazione DUN, che è un'associazione, scusatemi ripeto per chi c'era anche i giorni scorsi, ma è importante per chi viene la prima volta stasera, composta da psicologi analisti, da psichiatri, da psicoterapeuti, da antropologi, da sociologi e filosofi africani e da artisti, quindi ci stiamo allargando sempre di più, che riflettiamo sul fenomeno migratorio e poi abbiamo l'opportunità di ascoltare storie incredibili, no? Nella stanza della terapia. E poi l'associazione DUN, l'altra organizzatrice di questo evento, che ha la sua seconda edizione, S-Cambiamo il Mondo, Scambiamo il Mondo, e l'anno scorso il sottotitolo era Cinema e Migrazioni. Quest'anno abbiamo pensato che fosse molto importante allargare il tema alle culture, dal momento che migrazione è una parola che sta diventando pesante, nel senso anche uno stigma, no? Rispetto a questi appunto sventurati che attraversano il Mediterraneo e trovano spesso anche la morte e fanno esperienze tragiche. Quindi io credo che dovremmo prospetticamente guardare in avanti e pensare alle culture e alla conoscenza delle culture. Ieri abbiamo avuto una giornata incredibile sul femminile, dove si sono mescolati film del Guatemala, dello Yemen, della Tunisia, quindi creando un'atmosfera di grande emozione e tante cose noi non le conosciamo, perché veramente l'antropologia è importante, mescolata alla psicologia e all'arte. Quindi lo scopo di questa edizione è proprio di aprire nel senso delle culture, nel senso più vasto delle culture. Quindi questa immagine mi è molto cara perché l'associo al video sigla della rassegna, che nasce dal laboratorio DUN, cioè dal laboratorio delle donne migranti, e quindi il cortometraggio che vedete, creato dalla regista Cristina Mantis, che è una regista esperta nel campo della migrazione, che ha vinto l'anno scorso con Redemption Song un premio molto prestigioso di Rai Cinema, e lei è l'autrice appunto del video sigla che abbiamo creato all'interno di questo laboratorio. Quindi attraverso le lenti di temi universali, quindi identità femminile, lutto, confini, abbiamo aperto delle finestre sul mondo. 12 film con 12 culture diverse. Volevo dirvi alcune parole di Pilviola e qualcosa su Roland Barthes che mi hanno molto ispirato. Cioè, Pilviola dice la sensazione, parlando di una sua emozione legata al lutto di sua madre, no? Guardando delle montagne che in California sono quelle di San Bernardino,
dopo il lutto della madre, improvvisamente scopre che questo elemento di realtà che ha sempre visto è diverso ai suoi occhi. Per cui lui dice la sensazione di assistere ad una trasfigurazione in cui la dimensione interiore di un oggetto o un essere vivente si trasforma, come se le immagini trasfigurassero, mostrandoci l'essenza di qualcosa di eterno. Quindi la scelta oggi di Departures, film giapponese, e di Hotel Salvation, film indiano, partono proprio da questa essenza che io credo che questi due film riescano ad esprimere, proprio trasfigurando le immagini su un concetto appunto più ampio ed eterno come quello dell'esistenza. Infine un pensiero di Roland Barthes: nel lutto interiorizzato quasi non ci sono segni. Ovviamente si riferisce molto al mondo occidentale. È il compimento dell'interiorità assoluta. Eppure, tutte le società sagge hanno prescritto e codificato l'esteriorizzazione del lutto, ma l'essere della nostra per via del fatto che essa nega il lutto. Il DSM, che è questo codice di malattie psichiatriche, recentemente parla del lutto come di un disagio psichico, vi dico solo questo, cioè non la naturalità del ciclo della vita, ma una malattia quasi da curare. Allora, detto questo, io vorrei partire col videosigla e poi sentire, ascoltare i nostri ospiti e il cortometraggio del nostro amico che è Morteza Kalegi. Eccolo qui, afghano, che ci ha portato appunto il suo cortometraggio che ha vinto il premio Mutti nel 2015. Grazie, allora buona visione del videosigla. Paolo Felicola della Fondazione Migrantes, Clementina Pavoni, che è una collega dell'AIPA, come anche Filippo Strumia, che è anche autore di libri di poesia per Einaudi, e qui abbiamo il nostro carissimo amico afghano Morteza Kalegi. Allora, grazie di essere qui e vorrei dare la parola a Pierpaolo Felicola per primo. Grazie, buonasera. Pensavo come un pomeriggio di giugno, ma sembra luglio ormai, perché poi il traffico di ieri ci rende tutto più pesante, ci rende tutto più faticoso. Uno è proiettato a prospettive altre, no? E invece ritrovarci insieme per riflettere costantemente in una dinamica differente da quella con cui siamo portati. Noi siamo stati, penso tutti voi, no? Abbastanza un po' coinvolti o travolti. Personalmente, come Migrantes di Roma, io lo sono anche a livello, collaboro con la Fondazione Migrantes, porto i saluti di Monsignor Perego, che adesso è vescovo a Ferrara, quindi non poteva essere qui. Con le affermazioni della nostra sindaca questa settimana è stato tutto molto più caldo, oltre che caldo, ma siamo abituati a vedere le migrazioni sotto un tema, no? Sotto una luce. Non lo cito un programma perché gli farei pubblicità e io non lo vedo mai, mi dà anche fastidio, ma vedendo un programma si guarda una realtà, un programma televisivo, soltanto in una dimensione. Fermarci 12 minuti, 12 minuti, respira l'anima. La mia anima almeno ha respirato un pochino questa sera, si è refrigerata nonostante il caldo, io poi lo soffro in maniera tutto insopportabile, eppure al di là dell'aria condizionata io ho respirato un po' questa sera, perché abbiamo bisogno di sentimenti differenti, di coltivarci l'anima quando pensiamo a determinate realtà, e non parlo l'anima cristiana, l'anima, l'interiorità, poi è chiaro. Io sono sacerdote, quindi la vedo in una determinata dinamica, ma quando penso all'anima, e qui c'è psicologia alta, penso all'interiorità, qualcosa che c'è dentro, no? Allora pensiamo al lutto e pensavo all'emigrazione, pensavo che alla realtà italiana, ai nostri italiani del Novecento, so che ho 12 minuti, 11 minuti, gli italiani del Novecento, in Australia, in Argentina,
e gli italiani dopo la seconda guerra mondiale. Era un lutto. Per quanto questa dinamica poi ha portato loro benessere, tanti italiani hanno trovato una realtà, penso agli italiani in Canada, molti veramente affermati, penso a questa realtà specifica in Canada soprattutto, ma in altre realtà, negli Stati Uniti, è stato un lutto. E la realtà delle migrazioni, qualunque, per qualunque motivo sia, perché poi parliamo di emigrazione, ma dovremmo parlare di richiedenti asilo, profughi, apolidi, migranti lavorativi, allora entriamo in una specifica, non migranti, ma qualunque sia la motivazione, quella italiana, come penso che è molto simile, quella filippina è molto simile a quella italiana dopo la seconda guerra mondiale, è l'emigrazione per emulazione, cioè tu vedevi l'italiano accanto che rimandava i soldi a casa e quindi ti costruivi, e non soltanto nel meridione, ma io penso al Friuli, penso al Veneto, perché la prima grande emigrazione è stata veneta, poi penso alla Calabria, una cognata calabrese, quindi conosco anche bene questa realtà dell'emigrazione, ma innanzitutto è stata veneta, e vedevano che si potevano costruire la casa, ampliare la casa, mettere gli accessori, così funziona nelle Filippine l'emigrazione oggi. Allora vedi che accanto alla baracca, la baracca diventa più grande, non è più baracca, è di cemento armato, ti costruisci il balcone, vuoi emigrare. E il governo filippino, come anche il governo italiano, aveva favorito l'emigrazione. Allora però qualunque sia l'emigrazione è un lutto, uno strappo. Voi insegnate a me che se io cambio casa, io ho fatto parecchi traslochi da prete, ogni tanto ci spostano, sono il direttore ma vivo in una parrocchia, do solo una mano a una parrocchia, ma ogni tanto mi spostano di parrocchia anche se sono direttore delle migrazioni a Roma, ma ogni volta è un piccolo lutto, perché sono i miei sentimenti, la mia vita, no? Cambia l'arredamento, abbiamo trasformato casa a casa, però è stato un piccolo lutto perché adesso la casa è molto più bella, ma c'è sempre uno strappo. Allora l'immigrazione realmente è uno strappo, e nella cultura, no? Questa ragazza ci mostra bene, noi pensiamo che qui è il paradiso, ma a me colpiva molto, io voglio tornare in Bangladesh, cioè voglio tornare a casa mia. E quanti italiani che poi non sono più tornati, ma hanno vissuto fino alla fine, ancora adesso io penso alle realtà specifiche, non vi parlo per retorica, vi parlo con esempi concreti, penso agli italiani a Basilea in Svizzera, settantenni, che ancora dicono voglio tornare a casa, ma non torneranno più a casa, hanno i nipoti e i figli svizzeri, quindi resteranno in Svizzera, ma pensano di tornare a casa loro. Italiani a Basilea, quindi italiani a Francoforte. Penso alla prima generazione di italiani in Australia che si sono ammalati, è uscito un libro sulle malattie psichiche degli italiani nelle farme, nelle grandi fattorie australiane, totalmente isolati, che hanno avuto problemi psichici giganteschi, visto che sentivo parlare di questo. Allora, sono stati lutti, seri. Allora, come noi veniamo incontro a questa realtà? Tenendo conto, dal punto di vista dell'anima, quindi, la realtà dell'immigrazione non soltanto come l'emergenza, è l'emergenza quotidiana, quindi lavorativa, di sostentamento, ma l'anima, quindi la migrantes cosa fa? Come è stato per gli italiani all'estero, quanto la fede, la cultura, e poi fede e cultura, no? Che è un binomio non contrastante, ma anzi, ha aiutato gli italiani, all'Italy Italy, le processioni di Santa Rosa a sopravvivere, perché non riuscivano a integrarsi con i gospel americani, ed era facilmente comprensibile. Quanto i missionari, io ho visto un nome prima nei titoli, Suore Tramodica, che ha collaborato, ecco, le missionarie scalabriniane. Presso di loro. Ah, loro, capito benissimo che noi collaboriamo molto con le sue scalabriniane. Io sono diocesano di Roma, ma con gli scalabriniani non si può lavorare con i migranti senza avere uno stretto collaborazione con il primo, la grande intuizione della Chiesa è stato il beato Giovanni Battista Scalabrini. Si domandò da vescovo piacentino: queste anime vanno in Canada, in Australia, quello era il periodo, in America, ma restano affidate alla mia cura di vescovo, allora mi devo preoccupare di loro, e mandava sacerdoti a occuparsi degli italiani, come adesso tanti, abbiamo tanti sacerdoti filippini qui a Roma, la situazione è cambiata, no? Ma per noi non è una pastorale nata oggi, e concludo, ma non è una pastorale da sempre, nata con gli italiani, quindi abbiamo questa ricchezza di accompagnare, quindi quanto le comunità cattoliche hanno aiutato gli italiani a integrarsi.
e a vivere il lutto, a superare il lutto, soprattutto a costruire un'identità con più appartenenze, perché oggi quella ragazza del Bangladesh si è fatto capire, doveva avere più appartenenze, e quanto questo passaggio è un passaggio delicato. Io penso ai giovani filippini, la seconda generazione di ragazzi filippini, che parlano romano, un romanaccio mi piace, per quanto mi controllo, provo a controllarmi davanti a voi, ma mi piace il dialetto romano, io sono romano, quindi l'intercalare romano mi piace. Loro parlano con me, oh padre, Pierpa, come va? La seconda generazione, no Pierpaolo, Pierpa, Pierpi, la Roma, io poi dico, no, so, anche se non lo sono, ma sono della Lazio, no, lo a creare, e loro mi dicono, come della Lazio, lo faccio apposta, gli dico della Juve, ma loro conoscono che il sindaco, ma il sindaco non parla bene di noi, dico, ma non, le sanno, non dico questo qui, quello passato, non è una parte, cioè, quel programma, non mi riferisco a questo, è da sempre il problema, però io dico che da sempre Roma, qualunque appartenenza politica, da sempre Roma è stata una città accogliente, deve vivere l'accoglienza con questa giunta, con la giunta precedente, con le giunte precedenti ancora, con quelle che verranno, lavorare per l'accoglienza con qualunque colore, a noi questo interessa poco, interessa mantenere il valore. Poi se qualcuno fa un'esternazione è chiaro che si risponde, ma noi collaboriamo, abbiamo collaborato sempre con tutte le realtà che ci sono state e con quelle future che ci saranno anche in continuità con queste, benissimo, ma che siano nella logica dell'integrazione, perché Roma è nell'integrazione, è una città che accoglie, madre di tutta la Chiesa, e quindi in questo senso spinti. Poi io non cito Papa Francesco, se no farei facilmente demagogia. Papa è il primo che ci insegna, è più avanti di noi. Noi parliamo di immigrazione, ma il Papa è avanti, ha una prospettiva politica ecclesiale avanti, anche politica, che mette in difficoltà le cancellerie europee, che mette in difficoltà gli Stati Uniti, che mette in difficoltà le realtà, è proprio avanti, no? Oggi ha incontrato la Merkel e hanno parlato dell'Africa e delle situazioni migratorie, ma è partito dal Papa. Quindi il Papa è avanti su questo, e questo è difficilmente contestabile. Si può dire non lo apprezzo, ma non si può contestare questa visione aperta sulle migrazioni che ha Papa Francesco. Termino con questo, è un lutto, noi cosa facciamo? Accompagniamo per superare. Quindi, quanto hanno avuto importanza le comunità cattoliche nel tempo con gli italiani per accompagnare? Penso alla tragedia di Marcinelle, il lutto vero di quelle donne, quanto suore tra le scalabreniane hanno aiutato, perché c'era scritto nei bar del Belgio, vietato l'ingresso agli italiani. È storia, è vero, ci sono i libri, anche lo documento. Quanto le suore scalabreniane, i padri scalabreniani con la gente hanno aiutato a superare un doppio lutto, l'emigrazione e il lutto vero, che è un problema psichico, è vero, perché io se penso al lutto personalmente, penso anche da sacerdote che lo vivo accompagnando tanti, ma lo vivo come una paura, illuminato dalla fede, ma certamente c'è il timore, no? Quindi è un problema anche psicologico di ciascuno di noi, che per me la fede può illuminare, ma certamente c'è paura. Allora accompagniamo questa realtà, quindi perché venga superata la paura, perché credo che il più grande problema, e concludo davvero, delle migrazioni, e io uso un termine molto brutto, voi mi perdonate, ma è come una metastasi, è la paura. Se io incontro l'altro lo supero, nell'incontro con l'altro c'è il superamento, ma quella ragazza ha incontrato alla fine i suoi compagni, ha fatto un superamento, e i compagni hanno fatto un passaggio con questa, quando no c'è un superamento, ma la paura è una metastasi. Quanto sentiamo dire a Roma, no ma questa collaboratrice domestica è brava, di casa mia gli altri no, ma quella è brava, e io rispondo, ma quella è migrante come le altre, viene dall'Ucraina, viene dalle Filippine, ah ma quella è di casa mia, quella gli do le chiavi di casa, quella è come mia. Ma quella è migrante. Allora quanto ci fa superare la paura l'incontro, e la paura alimenta il lutto, la paura di quella ragazza alimenta il desiderio di tornare in Bangladesh, poi supera la paura e questo permette un'integrazione. Adesso vediamo due film che hanno a che fare con il vero lutto, il lutto, la perdita di una persona. E in particolare il primo film che vedremo, il film giapponese, Departure, ha a che fare con la preparazione
alla cremazione, alla perdita definitiva di un caro. Il titolo giapponese del film è Le persone che accompagnano i defunti. È la traduzione italiana del film, del titolo giapponese del film. Io credo che con questo titolo il film in Occidente non avrebbe avuto molto successo. Però anche il titolo che è stato dato nel nostro mondo, Departures, partenze, ha un significato. Il personaggio che vedremo continuamente sulla scena di questo film, Daigo, è caduto in errore. Perché lasciando il lavoro di violoncellista nella grande orchestra di Tokyo, perché l'orchestra si era sciolta, si trova nel piccolo paese della madre senza lavoro. Vede un annuncio sul giornale in cui si chiede, si ricerca qualcuno ad accompagnare le partenze. Un errore della segretaria, si trattava invece della partenza. E partecipa a questo rito fondamentale per il Giappone, che è il rito del tanto esteta, del Nuganzi in giapponese. Significa qualcosa di molto particolare ed è una cerimonia, come i giapponesi sanno fare, come una cerimonia particolare. Pensiamo come invece noi nascondiamo proprio questa cerimonia, ci sono le agenzie delle pompe funebri che fanno il lavoro per noi. Qui invece nel personaggio che in giapponese significa maestro di deposizione nella bara, come in un teatro davanti ai parenti in lutto, compone e con un rito particolare molto preciso, compone il cadavere inerme e lo rende il più bello che sia possibile. Ecco, vorrei, visto che il titolo di questa rassegna è così bello, è Scambiamo il mondo, vorrei riuscire a cogliere attraverso questo film la cultura della bellezza, il significato della bellezza per la cultura giapponese. È una bellezza che è assolutamente momentanea, brevissima. Il tempo in cui si chiude la bara, i parenti che siedono al di là del piccolo katami dove c'è la bara, il corpo, scusate, il tanato esteta che lo prepara, e i parenti che assistono come a una scena di teatro. Per un attimo guardano e vedono il corpo del loro caro abbellito. È molto interessante poi come sono le bare giapponesi che noi vedremo in questo film hanno una finestrella all'altezza del volto e salutano per l'ultima volta prima della cremazione il loro caro. È uno scambio di sguardi e a me ha fatto pensare all'importanza dello scambio di sguardi che si realizza con un altro corpo inerme che ha bisogno di cure ma che è vivissimo, che è il corpo del neonato, ed è lo sguardo così intenso tra bimbo e la sua mamma che se ne prende cura. È quello sguardo che fa anima, come diciamo noi, come credo che prima lei accennava all'importanza di questo insieme psichico di sentimenti e di emozioni che è la nostra ricchezza personale. Al di là prima della fede, è qualcosa che unisce chi ha fede e chi però è in grado di sentire questo sentimento dentro di sé. Uno sguardo che si fa anima tra mamma e bambino, uno sguardo che si fa anima tra i parenti e il corpo inerme del loro defunto, ma che non può durare, e su questo credo che sia la cosa importante. Come mamma e bambino, se si guardassero in continuazione, morirebbero tutti e due di inedia, la mamma deve andarsene e lo sguardo finisce, e la bellezza è momentanea e quella bellezza estatica dello sguardo non può durare, così lo sguardo per dei cari che salutano il defunto non può durare a lungo, dura pochissimo, ma è in questo momento di godimento di una bellezza che
passa, che è momentanea, che sta il valore di questa bellezza. Se fosse una bellezza duratura, potremmo soltanto passare a un'altra forma di bellezza, che è quella del possesso, del possedimento, che è un po' del forse... del, facendo un po' di autocritica della nostra cultura. La bellezza di questo film mi ha fatto pensare a una cerimonia particolare del Giappone, che è la cerimonia dei ciliegi in fiore. È una festa che in Giappone deve cambiare ogni anno, perché è il ciclo naturale della fioritura del ciliegio, e che però dura un giorno, e non c'è nulla di più evanescente di una fioritura di un ciliegio selvatico. È meraviglioso per un giorno, barra due, e poi i petali cadono. Questo senso della bellezza del corpo restituito che vedremo in questo film è qualcosa che crea armonia, pace e serenità interna. È così che viene accompagnato, e davanti, lo vedremo in vari episodi del film, la cura a cui i parenti assistono al corpo del loro caro che è morto permette anche una partenza buona, soprattutto per chi rimane. I conflitti che sono, hanno caratterizzato la vita di ciascuno, per un attimo, almeno per quel momento, svaniscono, e ci sarà una scena molto bella in cui il tanto estetta Daigo consiglia di pulire, di detergere la fatica dal volto della madre al figlio, che era in conflitto per da tempo con la propria madre defunta. Ecco, un film di anima e di sentimento, un film molto, molto importante, che ci fa avvicinare a qualche cosa di diverso per noi, ma che è così universale. Grazie. Grazie, Clementina. Filippo. Grazie. Quando, parlando di immigrazione, quindi di incontro con persone straniere vestite diversamente, con diverse lingue, e parlando di lutto, ci troviamo di fronte a un comune denominatore, che è il carattere perturbante. Il buon vecchio Freud, al tempo, dedicò un'attenzione specifica a questo fenomeno, che è il perturbante, lo chiamava. Che cos'è il perturbante? È diverso dallo spaventoso, dal brutto, dal cattivo. È perturbante un qualcuno, un oggetto, ma anche un oggetto mentale, un pensiero, che suscita dei sentimenti misti difficilmente regolabili e articolabili, un misto di paura, repulsione e contemporaneamente una percezione lontana di una grande affinità, cioè di essere sostanzialmente simili, che ci sia anche qualcosa di molto familiare in questa persona, in questa situazione che ci perturba. Allora, quando noi incontriamo uno straniero, visibilmente straniero, soprattutto colore diverso della pelle, abiti, eccetera, ci troviamo di fronte a qualcuno che la nostra angoscia dell'estraneo, che è di origine infantile, è anche un suo fondamento anche neurobiologico, immediatamente ce lo fa vedere come minaccioso, pericoloso. Per i bianchi, sempre vissuti in bianchi, uno nero, di colore nero fa impressione, per i neri uno bianco fa impressione, e così via. Al tempo stesso è impossibile non percepire una grandissima affinità con lui. Se si ferisce, sanguina, se gli arriva una bastonata in testa, muore. Se ha paura, ha la stessa paura che ho io. Questo è il perturbante, secondo Freud. Quindi la compresenza di alieno, estraneo, spaventoso e familiare. Il perturbante, un po' diverso dallo spaventoso, come può essere mitigato? Come diceva prima, scusate che sto... può essere, Se c'è, se non fa niente, grazie. Come diceva prima Monsignor Filicolo, in realtà la paura, che poi è contagiosa, può essere mitigata con la conoscenza, perché se noi entriamo in contatto, grazie, meglio, con questo oggetto, con questa persona, con questa situazione che ha carattere perturbante, riusciamo a discriminare ciò che è diverso da noi e ciò che è simile, e li mettiamo ognuno nelle sue caselle, possiamo avere ancora una certa inquietudine o una paura, ma è facilmente risolvibile. Il problema grosso è a che fare col perturbante. Ora, parlando di lutto, abbiamo una possibilità: notare quali sono
le somiglianze nei comportamenti luttuosi dei vari popoli e quali sono le differenze a proposito di perturbante, cioè distinguere ciò che è affine, simile e ciò che è diverso. E da questo ne possiamo cogliere qualcosa. L'altro film che vedremo tra poco, che è il film indiano, molto bello, parla appunto di un rituale di lutto in matrice indiana. Ora, nei confronti della morte, tutti i popoli mostrano angoscia e tutti i popoli mostrano una particolare attitudine, che è quella della ritualizzazione. A quanto ci è dato di conoscere, non esistono esseri umani che non offrono una possibile rituale o una ritualizzazione dell'evento della morte. E anche addirittura i Neanderthal, su cui si discute pure la loro essenza strettamente umana, perché in realtà dal punto di vista poi genetico si è visto che addirittura non sono progenitori, non sono antesignani dell'essere umano, ma era una via collaterale che stava prendendo lo sviluppo. Ciò nonostante stavano evolvendo in senso antropomorfo, e alcuni dicono, altri lo negano, ma c'è l'ipotesi che utilizzassero l'ocra in caso di lutto. Utilizzare l'ocra è una ritualizzazione, okay? Allora, perché la ritualizzazione? E perché è così universale? Perché nei confronti di un evento così alieno e così a noi affine, noi fin da bambini piccoli, abbastanza piccoli, sappiamo che dovremo morire. In realtà questo è il carattere fortemente perturbante del lutto, della perdita. In assenza di una ritualizzazione che lo organizzi, può esercitare quell'impatto molto negativo che ha il perturbante su di noi quando non è ritualizzato. Ed è quello che il buon De Martino, l'antropologo, chiamava la perdita della presenza, che fondamentalmente è un estremo disorientamento, un disorientamento radicale, al di là del dolore, del dispiacere, proprio un disorientamento. Un'apocalisse in cui i parametri costitutivi della nostra esperienza vengono sovvertiti, per cui diciamo che non c'è neanche modo di star male, se vogliamo, non è neanche una faccenda di dolore, non c'è neanche modo di percepire e quindi regolare i sentimenti. Nei confronti della minaccia, della perdita della presenza, che è un effetto possibile del perturbante, compare la ritualizzazione. Ora, la ritualizzazione l'abbiamo tutti i popoli, ma non l'abbiamo tutti allo stesso modo. Allora, notare le differenze delle ritualizzazioni luttuose ci dice qualcosa di interessante. Il film indiano, come vedremo, proporrà un tipo di rituale e un tipo di concezione della morte abbastanza diverso dal nostro, dove il rito proposto sottolineerà degli aspetti particolari. Quello giapponese, che vedremo, di cui parlava Clementina, in fondo mostra una estetizzazione della situazione, una estetizzazione della situazione e del sentimento. Cioè compare il bello, la percezione visibile, tangibile del bello e l'eleganza dei gesti di questa persona che compie il rito. È molto percepibile questo nel film. Ora, l'estetizzazione di un sentimento e di una situazione è un fenomeno che ha un forte carattere rituale. Allora, un possibile aspetto, manifestazione rituale nei confronti del perturbante è l'estetizzazione. Nella cultura indiana troviamo anche, perché certamente come anche ci sono degli aspetti estetizzanti, come ci sono anche nella nostra, nei confronti dei funerali, delle cerimonie, certamente, però in maniera molto meno evidente, perché lì sembra proprio la quintessenza del rito giapponese è una trasformazione in bello, cioè in percezione con connotazione di bello, di un'esperienza di per sé sentimentale. Nella situazione indiana troviamo una cosa diversa, che è una ritualizzazione che propone la sottrazione del peso specifico dell'evento morte, come se l'evento morte, invece di essere catastrofico e centrale o assolutamente salvifico, perché può dare la salvezza in senso cristiano, anche in senso indiano, perché nella perdita delle incarnazioni, quindi la liberazione dalla sofferenza, in realtà nel rituale indiano, nella concezione indiana, il tentativo è quello di togliere uno statuto speciale all'evento morte e considerarlo un oggetto mentale, oltre che una realtà, un oggetto mentale tra gli altri. Quindi vederlo con una possibile equanimità, sottraendogli il peso specifico. Anche questa è una ritualizzazione. Ed è espressa in rituali e in comportamenti, come questo dell'Hotel Salvation, dove andremo a vedere. E quindi c'è una levità, una possibile ironia. Certamente, una poesia. Che cosa noi possiamo trarre da tutto questo? Se noi notiamo ciò che ci accomuna come esseri umani,
e nessuno di noi scappa da questo, che è il fatto di morire, non solo tutti gli esseri umani, ma tutti gli esseri viventi, nascono, si riproducono e muoiono. Quindi su questo siamo tutti uguali, non simili, uguali, identici. Nei confronti di questo, però, possiamo avere delle differenze nel modo di percepire, di concepire, di percepire la morte e nel modo di esteriorizzare questo. Avvicinarsi a culture che hanno nei confronti dello stesso identico fenomeno un punto di vista e una ritualizzazione differente, io credo che sia molto vantaggioso, è un punto di osservazione e di contatto particolarmente fertile per notare quello che abbiamo di simile come esseri umani, di qualsiasi tipo, colore e provenienza, e quello che abbiamo di diverso. Perché notare bene quello che abbiamo di diverso non è un modo per distanziarsi, è tutt'altro, è un modo per distinguere dove sono le differenze. Se distinguiamo dove sono le differenze, sentiamo, percepiamo meglio anche dove sono le somiglianze e sciogliamo questa mappazza inquietante del perturbante, che è la compresenza di opposti che non possono sciogliere. E diventa anche una ricchezza, perché apre a noi la possibilità di percepire, di toccare delle corde affettive, sentimentali, che altrimenti resterebbero mute, perché poi ogni tipo di ritualizzazione mette in luce una cosa e ne mette in ombra un'altra. Quindi io credo che sia particolarmente interessante, parlando di rapporto tra culture, avere anche un occhio su questo aspetto, non allegrissimo, del lutto, però come possiamo vedere che in realtà in entrambi i film è sorprendente la leggerezza in cui questa faccenda riesce a essere posta. Allora, e da questo noi abbiamo anche molto da imparare, perché il lutto può essere anche percepito con degli aspetti estetici e di leggerezza che possono risollevare l'animo anche a chi ha una visione un po' più nefasta dell'evento morto. Grazie. Ascolta Mortezza, dopo facciamo vedere appunto il polvere di Kabul, no? Però la domanda che ti vorrei fare, proprio perché questi ragazzi intorno al fuoco, asciugando i calzini, no? Quasi si pentono di essere partiti, di essere andati via. Quindi riagganciandomi a quanto diceva appunto Pierpaolo, Don Pierpaolo, sulla separazione, sulla perdita, sul tagliare il filo, insomma, col proprio luogo d'origine. Allora volevo chiederti, anche perché Bustam, quello che poi anche ha creato e che tu hai raccolto in qualche modo il suo materiale, è tornato lì. Quindi volevo un attimo capire tutto questo a proposito di separazione. Salve a tutti, mi chiamo Mortezza, ho un'amica che odia parlare prima di vedere il film, però io purtroppo devo parlare prima. Ok, questo video nasce in un laboratorio che io partecipavo, frequentavo un centro per i minori non accompagnati e ogni tanto passavano dei ragazzi afghani che facevano un viaggio molto difficile dall'Afghanistan, col viaggio che avevo fatto anche io un po' prima di loro. E partivano dall'Afghanistan e arrivavano in Italia e poi perseguivano il loro viaggio per arrivare ai paesi del nord Europa. Io incontravo questi ragazzi, ogni tanto mi facevano vedere dei filmati, mi raccontavano le loro storie, la loro storia di vita. Non è un viaggio facile, è molto difficile, perché lo rendono difficile. Tutti i governi europei, i poliziotti al confine, tutti cercano di impedire questo viaggio, questa libertà di movimento. È una situazione terribile vivere un lungo periodo sotto la pioggia e non mangiare dai schifezzi, delle immondizie delle persone. A volte anche io mi pento, ora che sono qua in una situazione più o meno tranquillo, non ho tanti problemi, però ho una nostalgia. Perché ho questa nostalgia? L'altro ieri ero a Milano, ai Triennale di Milano, e ho incontrato Adrian Paci, lui in un incontro, e lui raccontava la storia di questa opera che vediamo adesso qua.
Adrian ci ha raccontato la sua nostalgia per il suo paese, il suo passato, però alla fine ci ha fatto vedere una foto. Questa opera non esiste più perché lui l'ha distrutto. Anche io cerco di distruggere il mio passato, perché anche io non voglio questo ruolo di immigrato, profugo, povero. Non mi piace questo ruolo che mi ha dato la società, per questo cerco di distruggere, cerco di non parlare della mia storia. Però non mi piace in generale parlare, sono una persona di poche parole, non so parlare purtroppo, non so niente forse da dire. Non credo, non va bene. Ok, va bene, grazie. Però vivendo qua ho raggiunto la conclusione che l'unica cosa che posso fare è parlare, non ho un altro strumento per questo. Questo video che vedremo tra un po' è stato fatto quasi 5 anni fa, però io non l'ho mai presentato, è la prima volta che lo presento da qualche parte, però non, forse non l'ha visto, l'hanno visto poche persone, è la prima volta che lo presento e non so cosa dire, speravo di avere delle domande a rispondere, se avete delle domande. Di Busta? Bustan ha fatto questo viaggio di 2 anni, è arrivata alla fine in Norvegia, adesso però dopo che è arrivata in Norvegia ha vissuto per 2 anni in Norvegia, dopo 2 anni è stato rimandato in Afghanistan e non è riuscito ad avere il permesso di soggiorno. 2 anni ha vissuto lì, quando è diventato maggiorenne, 18 anni, l'hanno rimandato in Afghanistan. Io ogni tanto mandavo un messaggio a Bustan e lui mi raccontava la sua situazione in Afghanistan. Io ho detto che non so parlare, per questo gli ho chiesto di mandarmi un'intervista a raccontare la sua esperienza, la sua situazione attuale in Afghanistan, però purtroppo non è riuscito a farlo. La situazione in Afghanistan è veramente terribile, tutti i giorni muoiono delle persone, non è un posto sicuro, non esiste un posto sicuro in Afghanistan, il nostro governo è un governo corrotto purtroppo, è una società fatta dai signori di guerra e delle persone corrotte e fasciste che la vita delle persone, gli afghani non vale per loro, per loro è importante il loro business e per questo mi dispiace tanto. Torniamo a Bustan, non voglio criticare questo governo perché attualmente per noi è diventato l'unica soluzione, non speranza, perché non ho nessuna speranza in questo governo, è l'unica soluzione, perché o c'è questo governo corrotto, fascista, o ci sono islamisti corrotti e fascisti e islamisti che preferisco un governo fascista e corrotto che islamisti corrotti e fascisti. Per questo è l'unica soluzione, non voglio parlare di questo governo. Bustan, torniamo a Bustan. Bustan, ieri, mentre tornavamo dall'incontro con Adrian Paci, ho letto tra le notizie un altro attentato in una moschea a Kabul, ho pensato subito a Bustan, gli ho mandato un messaggio e da 2 giorni che non mi risponde, di solito mi rispondeva dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, speriamo che mi risponda oggi, speriamo bene, però la speranza per la vita è molto corta in Afghanistan purtroppo. Vorrei chiedere se qualcuno vuole dire qualcosa a proposito del lutto. Sì, vieni qua. Luisa Cerqua, vieni qua. L'aspetto che mi sembra interessante ricordare è che mentre i rituali e i modi per cercare in qualche modo di affrontare tutto quello che riguarda il momento della morte e del lutto possono essere di varie tipologie, quello che invece noi troviamo che è universale, sempre uguale, è il dolore rispetto alla perdita e tutto quello che è poi il versante dell'attaccamento, cioè tutti gli esseri umani in qualunque latitudine del mondo tendono a vivere queste due cose, uno che è l'attaccamento e quindi tutto
il momento della nascita della relazione affettiva e dei forti investimenti affettivi che noi facciamo con le persone alle quali ci leghiamo. Poi c'è il momento della perdita. Il momento della perdita e il momento dell'attaccamento, secondo me, sono universali. Tutti quanti viviamo la stessa cosa. È un'esperienza di dolore che a volte può essere invivibile, a volte può essere impensabile, soprattutto di dove nella relazione c'è un forte conflitto, una forte conflittualità o una difficoltà in qualche modo proprio in relazione alle rotture all'interno della relazione. Quello che poi vediamo nei film è rappresentato molto bene, stasera ne vediamo due, uno quello giapponese e l'altro indiano, sono i meccanismi con cui gli esseri umani cercano di affrontare e di vivere questa esperienza del lutto e i sentimenti invivibili che ci sono collegati. Ci aiutiamo con i rituali, che possono essere religiosi di vario tipo. In The Departures vedrete come la tenerezza con cui il curatore della salma cura e si occupa dell'accudimento con quest'ultimo gesto, che è lo stesso di quando si viene al mondo. Si viene al mondo e ti lavano e ti vestono, e qui ti lavano e ti vestono e vai via dal mondo. È la stessa tenerezza, lo stesso modo di stare in contatto tra esseri umani rispetto ai legami. Ecco, secondo me questo è l'aspetto interessante, che cambiano le culture, i sentimenti sono sempre gli stessi. Quello che vediamo è che ognuno distilla un modo diverso di stare a contatto, di cercare di vivere l'invivibile, il perturbante, che diceva il collega, perché è chiaro che tutti abbiamo dentro di noi il senso della morte che arriverà, ce l'abbiamo dentro e poi via via quando accade ci pigliamo confidenza, però quello che poi cambia sono i diversi modi che le differenti culture in tutto l'orbe terracqueo ognuno cerca di trovare e di vivere e di affrontare. Tutto questo. Grazie Luisa. Io volevo chiedere a una delle nostre donne del laboratorio DUN di dirci qualcosa, a Graziella. Sì, sono Graziella, vengo dal Perù, vengo dell'Ande peruviano, a 4.000 metri. E niente, ho perso mia madre a 2 anni. Il ricordo di lei mi ha segnato. Quindi per me è stato un trauma. Oggi posso dirle che è stato un trauma. Andavo di qua di là, sbattevo la mia testa di qua di là, non sapevo come fare. Poi usare una metafora, ecco, cioè ho dovuto chiedere che autobus prendere per tornare a riprendere quella ferita, cioè, perché per me quel momento è come se avesse vissuto, ho ancora l'odore materno, cioè l'odore che adesso lo vedo, e quello è la mia risorsa oggi, quello che sono. E ringrazio molto il laboratorio DUM, alle dottoresse, perché sono loro la mia forza, ecco. E so che quella parte materna è dentro di me, quella parte, e grazie. Ma noi ringraziamo te. Antonella. Volevo dire questo, che sicuramente abbiamo parlato, no, delle varie modalità di elaborare il lutto nelle culture, nelle varie culture. Però per tornare, che sicuramente, no, è un modo per avviare un'elaborazione del lutto, anche per aiutare, come dire, la società che ha subito quella perdita a ricucire, diciamo, no, una loro compattezza, una loro coerenza, perché poi un lutto, una perdita, diciamo, no, determina anche un po' una parziale disorganizzazione, diciamo, no, della società di cui... ritornando però ai migranti, quello che volevo dire è che molto spesso, ecco, forse l'esperienza che raccontava la signora non è resa possibile, cioè l'aiuto a proprio a elaborare questo trauma terribile dell'emigrazione, dello sradicamento, no? Che è un trauma che ha bisogno comunque di essere
come dire, riraccontato, rinarrato e reintegrato nella storia, diciamo, personale anche del soggetto, no? Allora mi sembra che molte volte invece, ecco, questo è più un problema che riguarda il fenomeno della migrazione, no? Questa difficoltà di poter, prima diceva io non parlo della mia storia, no? Allora mi aveva colpito, non voglio parlare, voglio distruggere la mia storia, no? E che invece io penso che poi la storia e il proprio, come dire, la propria attrezzatura culturale sia invece molto importante per affrontare questo passaggio, questa rottura, questo passaggio dei confini che è la migrazione, questa rottura traumatica. Grazie. Ma penso che Mortezza comunque lo recupera con la sua grande creatività, lui è un artista.